In un momento storico in cui c'è un forte ritorno a quella che è la tradizione della bicicletta, io con piacere vi presento un'azienda che propone una bicicletta che è innovativa anche dal punto di vista estetico, oltre che progettistico, perché ha le ruote senza raggi. Parliamo di questo con Luca Scudieri, benvenuto. Buonasera. E con Gianluca Sada. Buonasera. Ciao. Allora, Sadler, questo è il nome di questo progetto. Partiamo dalla sua storia. Sì, allora la Sadler nasce da un'evoluzione tra Sada Bike, che è il progetto iniziale, e l'azienda Adler, e quindi è il nome Sadler. Ma nasce soprattutto da un'idea mia, e quando ho visto la foto di mio nonno che giocava con una ruota priva di raggi, mi è venuta l'idea quindi di costruirci qualcosa intorno. E quindi man mano è cresciuta questa idea fino ad arrivare a una bicicletta. Poi gli studi di ingegneria mi hanno permesso di portare questa idea, questo sogno praticamente, in una tesi di laurea che ho presentato poi al Politecnico Torino. E qui quindi questo progetto comincia a prendere forma, ma non è tutto, perché questa bicicletta, oltre ad avere questa caratteristica, ne ha un'altra molto interessante. Sì, diciamo che questa bicicletta ha quattro aspetti fondamentali. Il primo è il fatto che, ovviamente evidente a tutti, è senza raggi. Quindi senza raggi è una bella estetica, dinamica, bella da vedere. Il secondo aspetto è quello del pieghevole. È pieghevole con un solo movimento. Infatti tutta la bici, divincolati i cerchi, si riesce a tirar su come un ombrello e quindi la forma finale è veramente un ombrello. Tutta la struttura diventa quanto un ombrello. Il terzo punto, molto importante anche questo, è la trasportabilità, perché diciamo oggi il concetto di intermodalità, di trasportabilità è molto richiesto al giorno d'oggi, infatti questo è un progetto semplice da piegare e trasportare. E il quarto punto è quello che poi abbraccia anche qui il nome Sadler, perché abbiamo introdotto dal progetto originale che era in alluminio, abbiamo introdotto la fibra di carbonio. E in questa fase subentra Luca. Esatto. Ecco, raccontiamo un po' quello che è stato il vostro incontro, perché anche qui c'è un po' del poetico. Sì, assolutamente, perché sfogliando una rivista ho visto appunto quello che era la bellissima idea di Gianluca, questa bici senza raggi, sempre più innovativa, e decisi di contattarlo andando a curiosare un po' su quello che era il suo sito web. Ci siamo trovati nel nostro stabilimento di Airola, dove produciamo appunto fibre di carbonio per il mercato dell'auto, dell'elicotteristico e degli aeromobili, e abbiamo deciso appunto di trasformarla in fibra di carbonio, di apporre la fibra di carbonio per appunto aumentarne quelle che erano le caratteristiche. Quindi ha le prestazioni di questo materiale, che è sicuramente innovativo, leggero, ma anche molto resistente dal punto di vista proprio della sua struttura. Insomma, si crea questo connubio che non esula comunque dalla voglia di una bicicletta che esteticamente abbia tutte le caratteristiche anche del Made in Italy. Assolutamente. E quindi qui sì. Anche la scelta del pellame, delle personalizzazioni, insomma anche qui si apre tutto un altro ventaglio di occasioni per chi poi potrà scegliere questa bicicletta. Assolutamente sì, perché la bici sarà in fibra di carbonio. Sarà rivestita da pellame di un brand molto noto napoletano, che è il brand Tramontano, e inoltre sarà pienamente customizzabile, quindi ognuno di noi potrà scegliere il colore del carbonio, il colore della pelle, poter mettere più artigianalità inserendo un manubrio in legno. Insomma, veramente per insomma, gli appassionati della bici può essere qualcosa di straordinario. E quindi a questo progetto il concetto del Made in Italy diventa estremamente forte? Assolutamente sì, perché è presente la parte industriale, è presente l'artigianato ormai conosciuto al mondo grazie all'Italia, è presente il design, e sappiamo che i migliori design sono sempre venuti dall'Italia, e soprattutto c'è l'ingegno che ci ha reso importantissimi nel corso della nostra storia. E continua anche a regalarci delle sorprese e delle emozioni. Io ringrazio allora Luca Scudieri, grazie di essere stato con noi, grazie a Gianluca Sada e grazie a Sadler. Grazie mille ragazzi, complimenti. Grazie. E per oggi è tutto, questa puntata di Startupper finisce qui, ma io vi aspetto come sempre anche nella prossima puntata.